Allora, passando sul sentiero che divide queste due pinete e salendo per il vallone della Strega, andrò su in cresta, raggiungerò due cime meta di oggi. Il sentiero che passa lungo il vallone della Strega è molto ripido, guardate. Quello è il sentiero che ho percorso, lì dove è la macchina, in soli 600 metri di distanza, guardate quanto sono salito. Dove passo? A destra o a sinistra? Fa freddo, fa un freddo incredibile. Lì il rifugio Mucciante. Dietro il Monte Camicia. Riesco a camminare, il vento mi butta giù, allucinante. Questo è l'attacco finale per l'ultima salita verso il Siella. Il sentiero si trova a ridosso della montagna, però io adesso ho deciso di spostarmi un po' più a sinistra perché il vento è talmente forte e non vorrei rischiare che mi butti di sotto. Nebbia in arrivo da Rigopiano. Qui sotto c'è Rigopiano e Scala. Siella. Il sentiero da dove vengo, sono arrivato qui, ho seguitato per quell'altro sentiero fino al Monte Siella. Adesso sono tornato fino a questo bivio e anziché tornare indietro salgo su verso il Monte Tremoggia. Questo costone sono riparato dal vento, almeno in parte. Comunque dovrei essere arrivato. Eccola qua. Che bello, dai!
è il vento che ti butta giù. Guarda che l'acqua è sotto qua. Pure qua è il vento. Il vento non c'è. Peccato perché stavo Allora, adesso mi fermo sotto queste rocce, mangio qualcosa e poi torno alla macchina. Spuntino fatto, torno verso la macchina. Manca l'ultimo tratto in mezzo al bosco e torno alla macchina. Vi faccio vedere la macchina. Eccola lì. Escursione terminata. Mike 349, comunicazione fine attività. Oggi è stata duretta. 3 ore e 40, 8 km e mezzo, 1400 con un'ascesa di 960 metri. Vi ringrazio di avermi seguito anche in questa avventura e vi do appuntamento alla prossima.